Diciamo che la questione degli agricoltori, dell'agricoltura, della vitivinicoltura della nostra provincia si aggrava sempre di più e questa cosa è veramente, ci mette veramente in condizioni di guardare con massima attenzione la priorità assoluta alle tematiche che riguardano il settore produttivo dell'agricoltura. Qui le questioni si vanno aggravando sempre di più perché oltre ai danni subiti con la peronospora, con le cose che sono già successe, poi con la calura durante il periodo estivo, nel mese di luglio, oggi questa prolungata siccità non fa altro che creare una ulteriore, come dire, situazione di gravità che bisogna ovviamente valutare al meglio. Dichiarare lo stato di calamità per questa siccità prolungata è sicuramente un fatto amministrativo importante che ci mette anche le condizioni di interloquire con il governo nazionale, ma sul fatto che ormai dobbiamo guardare a questo anno agricolo, fra virgolette agrario, scusatemi, fra virgolette, come un anno disastroso, è, come dire, un dato assodato, per cui la politica in questo momento deve attivarsi attraverso quelli che sono sistemi di aiuto diretti agli agricoltori, cambiando un po', no? Se mi consentite, anche la tematica o cambiando un po' il tiro rispetto a sistemi di aiuto di altri meccanismi produttivi, non parlo di lobby, ma parlo di altri meccanismi produttivi, indirizzando tutto quello che è possibile, le risorse provenienti anche dalla Comunità Economica Europea, direttamente agli agricoltori, perché se non andiamo a risollevare la base agricola, la base produttiva, mi pare che tutto il resto venga meno e questa cosa non la possiamo assolutamente permettere. La nostra nota congiunta con il mio collega omonimo Catania è una nota che serve anche all'esterno a far capire ovviamente ai tanti che non c'è una disattenzione di carattere generale. Risponde un po' a un'intervista fatta all'assessore Falcone che su una ipotetica manovra di circa un centinaio di milioni, con delle emergenze che vanno assolutamente osservate per la loro soluzione, non c'era riferimento all'agricoltura, ma noi siamo convinti che non è stato fatto consapevolmente, o meglio, non è stata una dimenticanza, o se lo fosse stato, ovviamente abbiamo detto all'assessore, siamo qui, siamo attenti già dalla fase parlamentare, dalla commissione che stiamo lavorando su problematiche che riguardano il settore agricolo, soprattutto la vitivinicoltura della nostra provincia, e quindi abbiamo ritenuto opportuno segnalare all'assessore a mezzo stampa, per strangolizzare anche all'esterno che c'è un'attenzione politica sulla questione e di creare una condizione per valutare al meglio quelle che sono i ristori e le provvidenze che oggi sono necessarie per risollevare il mondo agricolo.